sono Mauro Bonaudo. Faccio il modellatore per caso, diciamo. Lavorando in estate così mi sono poi innamorato della falegnameria. Ho fatto arredamenti per negozi, ho fatto parecchi altri lavori e alla fine sono finito un po' per caso in stile Bertone, senza neanche sapere l'importanza che avesse poi una ditta del genere nella storia dell'automobile. E qui diciamo che è nata un pochettino la passione per la modelleria. Sono rimasto 15 anni in stile Bertone. Qui sono un pochettino cresciuto fino al punto in cui ho deciso poi di lavorare per conto mio, staccandomi dalla ditta, con la quale tra l'altro ho sempre avuto buoni rapporti ancora. Ho avuto delle buone soddisfazioni dal mio lavoro. Sì, bisogna dire innanzitutto che il lavoro della modelleria di 30-40 anni fa, 30 anni fa, insomma, spero di non rivelare tutti gli anni che ho, insomma, però ne ho parecchi, era molto diverso da quello che è il lavoro oggi. Il mio lavoro è un lavoro di ricerca, legato al design, ma pur sempre un lavoro di creazione che trasforma il pensiero in un'opera. Quando la gente mi chiede cosa fai, e io dico faccio il modellatore, qualcuno rimane un attimino perplesso. In realtà è il lavoro più antico del mondo, perché il primo uomo che ha forgiato un attrezzo per sé era sia designer che modellatore. Poi il lavoro si è evoluto, uno ha fatto il designer e un altro fa il modellatore. Non sempre, insomma, anche il modellatore a volte ha voglia di fare il designer, e il designer qualche volta, quando è capace, quando riesce, ha voglia di esprimere, e certi materiali ormai oggi lo permettono. Che il mio lavoro si è evoluto tantissimo. C'era ovviamente una grandissima manualità che oggi pochi hanno. Non voglio dire che si sia persa, perché qualcuno ancora ce l'ha. Dipende anche sempre molto dall'abilità e da chi hai sotto mano per realizzare il prodotto, perché chi è più abile a realizzare un materiale influenza anche il lavoro dello stilista, che si adatta un pochettino anche al lavoro, insomma. Poi una volta i modellatori erano molto più esigenti, se dicevano questo non si può fare, non si poteva fare. Oggi pare che tutto sia diventato possibile, non è proprio così. Però è diventato molto più possibile, grazie al cielo, insomma. Sono veramente tanti quelli con cui ho lavorato, a iniziare da quelli della stile Bertone, da Marc Deschamps, Eugenio Pagliano sugli interni, fino ad arrivare Marcello Gandini, ormai tutti lo conoscono, io ho una stima incredibile per questa persona. Mi sento di citare ad esempio una frase di questa domanda che avevo fatto proprio con il signor Gandini, che ha firmato le più belle auto d'epoca, lo sappiamo tutti, la Lamborghini in poi. E lui mi diceva, ma guardi, i progetti per me, più o meno io ricordo piuttosto la gente che ci ha lavorato, chi quella sera o quella notte che non riusciamo a aprire la porta mi ha aiutato a risolvere questo problema, o chi ha fatto quest'altro, e questo è assolutamente eccezionale. Il lavoro deve avere un'anima, se questo si può dire, insomma. E poi starà agli altri ormai. Salve ragazzi.